Certo, è stato uno dei refrain della campagna elettorale che abbiamo concluso da poco ed è stata, diciamo, la prima cosa che ho tenuto a precisare, a portare avanti anche nel corso del primo consiglio comunale di insediamento che abbiamo svolto da qualche giorno. Il limite di questa comunità è stato quello sempre di vivere sotto il proprio campanile, quindi per recuperare questo, diciamo, questo rapporto di unitarietà della nostra comunità dobbiamo in qualche modo cominciare una rivoluzione culturale. Una rivoluzione culturale che debba far sentire la gente che vive in questo paese, debba farli sentire cittadini di San Martino, perché fino ad oggi, quando tu senti in giro la gente di questo comune parlare, dice: io sono di San Giacomo, sono di Terranova, sono di Mancusi, sono di Cucciano, sono di San Martino, sono di Lendace. E questo è un modo di fare, un modo di pensare che in qualche modo non giova a nessuno. Perché l'unitarietà della comunità è il proprio punto di forza, insomma, remare tutti in una stessa direzione non potrà che portare dei risultati, portare giovamento per tutta quanta la comunità e per tutto il comune. Ecco, a questo fine, quanto credi sia importante per ricostruire questa unità, il recupero della memoria storica del territorio? Recuperare la memoria storica del territorio significa innanzitutto affondare il proprio futuro nelle proprie radici. Significa ripartire dalla propria storia, significa in qualche modo valorizzare quelle che sono state le esperienze precedenti e a queste attingerne per creare una prospettiva, per darsi una prospettiva di crescita, di sviluppo, di occupazione per questo comune. E in tal senso mi rifaccio alla domanda che lei poc'anzi mi faceva, quello proprio di recuperare l'identità di questo comune, identità che soprattutto anche all'esterno viene vista come un'identità basata sull'ambiente. Questo comune è riconosciuto all'esterno come un'oasi di verde per tutta quanta l'area del Mediocalore. In questo senso voglio anticiparle che una delle prime iniziative che l'amministrazione intende mettere in campo sarà quella del recupero dell'antico rudere della Chiesa della Madonna di Costantinopoli, che è il punto di riferimento anche geografico, sotto certi aspetti, per chi è che vive in quest'area. Voglio dire, alla fine molta gente che ha qualche anno più di me, per orientarsi anche diciamo, quando si camminava a piedi, per orientarsi sul tragitto, sul percorso da compiere, per venire verso l'area, verso la zona di San Giorgio, verso la zona di San Martino, in passato teneva come punto di riferimento, come stella polare, proprio il rudere della Madonna. E da questo, proprio da questo concetto, in qualche modo, abbiamo attinto per cominciare ad immaginare una destinazione per quell'area. Da subito immaginiamo, ad esempio, di porre un faro che in qualche modo anche di notte, quasi come se fosse una stella cometa, insomma, ad evocare quasi un tragitto, diciamo un tragitto benefattore. Abbiamo inteso da subito pensare all'installazione di questo faro e a breve di cominciare, appena saranno disponibili delle provvidenze economiche che ci permettono di fare un intervento piuttosto serio, partire da subito con questi lavori che dovranno far diventare quell'area un'oasi dove possono in qualche modo giocare i bambini, possiamo rivedere le famiglie e anche creare sotto questo aspetto delle opportunità anche economiche, perché purtroppo il nostro piano regolatore ancora oggi non ci permette di avere una zona, nonostante la spontanea destinazione del nostro territorio, non ci permette di avere un'area turistica che ci possa consentire di insediare delle attività proprio destinate a questo scopo, ma come dicevo poc'anzi, se uno oggi, un imprenditore, vuole investire in questo comune, per creare una qualunque attività collegata a questo settore, come potrebbe essere un ristorantino, una pizzeria, un agriturismo, un bed and breakfast, questo oggi non è possibile perché il nostro piano regolatore non permette a tutt'oggi questo tipo di insediamento e quindi non permette in qualche modo di darci anche una prospettiva di valorizzazione e di sviluppo di tutta l'area.